Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di Live on 4G. Io sono Alessio Iacona e ci troviamo nello spazio Team for Expo della Triennale di Milano per una giornata dedicata ai droni. Domani comincia Drone Italy a Milano, due giorni dedicata a questa nuova tecnologia e alle sue applicazioni, e noi oggi avremo qui una quantità di esperti per affrontare il problema da tutte le sue angolazioni, dal lato ludico, da quello delle applicazioni professionali, dal punto di vista delle regole, la tecnologia, l'hardware, il software. Avremo modo di affrontare l'argomento in profondità, cercando di rimanere però divulgativi per parlare al grande pubblico che sembra, come scopriremo grazie a uno degli interventi che abbiamo qui, essere molto interessato a questo argomento, complice forse il cinema e la fantascienza che ci hanno accompagnato nello scoprire questa realtà già diversi anni prima che fosse possibile come oggi. Vi ricordo che è possibile interagire con noi attraverso Twitter con gli hashtag ufficiali di questo Drone Day, che sono Live on 4G, li leggo, milioni di passioni e droni, e a questo punto non mi resta che passare la linea a Paolo Teoducci, che è responsabile per gli eventi business di Telecom Italia, che è in collegamento dal cantiere dell'Expo di Milano per fare qualche cosa di cui non sappiamo nulla e che io scoprirò insieme a voi. Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in diretta Live on 4G dal cantiere di Expo, siamo accanto a Padiglione Italia, sono Paolo Teoducci e vi parlerò oggi del progetto Belvedere in città, che in pratica è un sistema di streaming attraverso droni che viaggeranno ogni settimana per 30 settimane sopra il cantiere di Expo, in maniera tale da far vedere gli avanzamenti dei lavori e far vedere quelle che sono, diciamo, le prospettive migliori per capire come i paesi partecipanti stanno realizzando le loro opere di infrastruttura. Non sono qua da solo, sono insieme a Carlo, che ci aiuterà a presentare, diciamo, le parti tecniche di questo progetto, ma io intanto inizierei prima di tutto con un aspetto importantissimo. Come vedete, la sicurezza prima di tutto, e non solamente in abbigliamento ma anche nel luogo in cui siamo. Buongiorno, sono Carlo, un consulente di Fido Group, e siamo così abbigliati in quanto siamo all'interno di un cantiere e quindi abbiamo tutte le dotazioni di sicurezza necessarie per potervi accedere. Ecco, io approfitto anche di Walter, che sta facendo le riprese, per farvi vedere appunto dove siamo, un'area protetta, e alle nostre spalle abbiamo il cantiere di Padiglione Italia, e poi invece, se andiamo verso la parte che sta dietro di me, vediamo la parte che si chiama Lake Arena, e mentre poi se andiamo sulla sinistra troviamo la costruzione del padiglione della Germania. Però io vorrei presentarvi insieme a Carlo il team che compone queste riprese settimanali, e spiegando magari poi anche i dettagli di come avvengono queste riprese. Ok. Abbiamo il Claudio, che è il direttore di produzione, poi abbiamo Valerio, che è l'operatore camera, poi abbiamo Filippo, che è il secondo pilota, poi abbiamo Roberto, che è il responsabile tecnico di Sky Robotic. Ok, poi c'è Walter, che ovviamente ci sta facendo le riprese, e poi da quest'altra parte abbiamo la postazione di iWebcasting, che serve appunto per lo streaming. Bene, abbiamo fatto un po' tutte le presentazioni, direi che ci dobbiamo concentrare un attimo sull'argomento principale, che è il drone, che ogni settimana, magari ci avviciniamo un attimo, il drone che ogni settimana fa le riprese. Vi ricordo che le riprese verranno pubblicate tutte le settimane su il sito ufficiale di Expo 2015.org, sul sito del cantiere di Expo e sulla nostra pagina Facebook di Team for Expo. Quindi ogni settimana questo volo parte da questa piazzola. Parte da questa piazzola e praticamente fa i sorvoli necessari per documentare l'avanzamento dei lavori dell'Expo. Perfetto. Una delle domande che ci viene fatto spesso, adesso poi cercherò di fare io la spola con il microfono, è l'autonomia di volo oppure in metri di questi droni.
Allora, l'autonomia di volo orientativamente si aggira intorno, a seconda del payload, dai 25 ai 40 minuti. Poi le limitazioni tecniche che sono imposte alla macchina sono relative alla normativa. La normativa ci impone di operare in un volume tecnicamente chiamato V70, quindi un massimo di 70 metri di quota e 200 metri di raggio. Ecco, io vedo che qua ci sono degli elementi fondamentali che sono un apparato, se non mi ricordo male, di trasmissione, c'è un tablet per la gestione e poi c'è invece un apparato per controllare il drone stesso. Ci dai qualche dettaglio in più di questi elementi? Allora, praticamente abbiamo alla sinistra quell'apparecchio rettangolare grigio, è la GCS, praticamente il Ground Station Control, che praticamente fa da ponte con il sistema aereo. Un attimo solo, perché probabilmente c'è il rumore del camion. Esatto. Dicevo appunto che quella che vediamo è la Ground Station Control, che praticamente gestisce il volo dell'APR, del mezzo aereo. Poi abbiamo il tablet, che praticamente dal quale impostiamo tutti i comandi dell'apparecchio aereo, dell'APR, e da quello stabiliamo le missioni, stabiliamo le rotte, verifichiamo tutti i parametri dell'apparecchio in volo, verifichiamo lo stato delle batterie, dei motori, dei regolatori, della telecamera e così via. Ok, poi ovviamente c'è la parte interessante per noi, soprattutto è la parte fotocamera, che sta riprendendo. Abbiamo visto delle riprese spettacolari in 4K, la cui definizione è veramente alta. Sì, le riprese in questi giorni sono state fatte tutte quante in 4K con una telecamera Lumix GH4 e trasmesse poi alla regia a terra. Perfetto. Bene, ma io direi che forse probabilmente tutti ormai si stanno aspettando quella che è la vera sorpresa, e che poi tra l'altro tutti appunto stanno aspettando. Però questo è il però di oggi, oggi ahimè non riusciremo a volare, e questo è un problema dovuto al fatto che, come potete vedere anche qua d'intorno, il vento è così forte che le raffiche non permettono di governare bene il drone o apparati simili, e anche su questo magari Carlo ci dà qualche informazione in più. Sì, praticamente prima di ogni volo vanno, a parte fare le verifiche sul mezzo e sulle condizioni di sicurezza dell'area delle operazioni, uno dei parametri che va assolutamente verificato è il METAR. Il METAR praticamente sono le condizioni meteorologiche attuali che vengono pubblicate diciamo con scadenze molto brevi, ravvicinate, e sono relative a tutti gli aeroporti d'Italia. Noi praticamente ci siamo avvalsi del METAR agli aeroporti che sono intorno a Milano, e stando al METAR oggi avevamo 21 nodi di vento, di raffiche di vento, e questa velocità del vento non ci consente di fare dei voli in sicurezza, e tantomeno non ci dà la possibilità di fare delle riprese in 4K accettabili dal punto di vista, diciamo, artistico della visione. Beh, diciamo che di sicurezza oggi parleremo a lungo, approfonditamente, con tutti gli ospiti che ci sono in studio, e vedremo comunque le riprese che abbiamo fatto la settimana scorsa. Come potete capire, il nostro team è abbastanza frustrato, perché è da 2 giorni che facevamo le prove di trasmissione, ma sicurezza prima di tutto, e i droni li possiamo vedere tranquillamente già dalla prossima settimana con l'avanzamento di cantiere, e credo a breve con il responsabile di Expo, che ci spiegherà meglio anche l'evoluzione dei lavori. Direi che è tutto, e a voi studi allora, alla prossima, ciao.